Onorevole Zoffoli. Grazie Presidente. In Europa le drammatiche conseguenze, dopo oltre 50 anni, della somministrazione a donne in stato di gravidanza di farmaci a base di talidomide continuano a rappresentare un problema per tante persone che, sopravvissute, versano in condizioni di salute tali, anche a causa dell'invecchiamento, da richiedere un'assistenza specialistica e continuata. La Commissione è senz'altro a conoscenza di studi recenti che rappresentano un quadro aggiornato in 21 Paesi dei bisogni specifici di assistenza, delle indennità e dei diritti assicurati ad alcuni sopravvissuti al talidomide. Pur nel rispetto delle ripartizioni delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri, ritengo che la Commissione possa e debba intervenire per chiedere con forza ed insistenza un equo trattamento di tutti, ripeto, di tutti i talidomidici, superando le ingiuste disparità tuttora esistenti non solo fra gli Stati membri, ma all'interno degli Stati stessi a seconda, per esempio, dell'anno di nascita. Dallo scandalo del talidomide nata, si diceva, la prima legislazione europea sulla sicurezza dei farmaci, per evitare il ripetersi di simile tragedia. Anche per questo non dobbiamo lasciare soli questi nostri concittadini e le loro famiglie. La parola all'onorevole Soidrova. Kolegyně a kolegové, vážený pane komisaři, děkuji za vaši odpověď. Doufám a domnívám se, že je nutné se vyrovnat s minulostí a zajistit, aby se chyby neopakovaly.